Ben ritrovato a Dario Argento, che ormai è un habitué del Locarno Festival. Quest'anno il programma era parlare di Turner. La storia ha voluto che a questo si aggiungesse un omaggio a cui lei non poteva mancare, perché Giorgio Romero ha segnato una pagina essenziale della sua vita e della sua filmografia. È stata una grande amicizia che ci ha legato per 30 anni, è stata una bellissima amicizia, una persona stupenda, molto, molto piena di vita, molto spiritosa, che ha fatto dei film stupendi, dei capolavori. Mi sono ricordato l'ultima volta che l'avevo visto a Londra, al British Film Institute, dove eravamo stati invitati entrambi per presentare un film e poi per incontrare il pubblico. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto, l'ultima volta che ci ho parlato e che ci siamo incontrati, abbiamo mangiato insieme, siamo stati insieme molto affettuosamente e già notai che non stava tanto bene. Io ho avuto la fortuna anche l'intelligenza di partecipare a uno dei suoi film più belli che faranno in questo festival, per ricordare Giorgio, che sarebbe Zombie o L'alba dei morti viventi. Io ho partecipato in quanto produttore, in quanto in parte sceneggiatore, e poi in quanto sono stato proprio sul set insieme a lui, quindi. L'horror ha più facce, ha più volti. Come si possono affiancare Turner e Romero? C'è già una cosa che stona. Turner non voleva essere chiamato un regista horror, anche perché nella sua carriera ha spaziato vari generi. Invece forse Romero è il signore dell'horror. Ma se si prendono parte della loro carriera, allora possono coesistere bene, ma parti della loro carriera, perché Turner ha fatto dei film horror, anche se poi lui dice di non essere un autore di film horror, è vero, non è un autore, però li ha fatti dei film horror, quindi come tale si può dire che era un autore di film horror. I film horror di Turner sono stati girati negli anni 40 e poi nel 56 l'ultimo, quindi molti anni fa. George era appena nato quando ha fatto i primi film Turner, e quindi c'era anche un altro modo di raccontare. Quando Turner ha fatto I Walk with the Zombie, certo non erano i zombie di George Romero. E George, nella pancia della mamma, non credo che abbia pensato di fare mai un film sugli zombie. Quanto c'è di Turner in Dario Argento e quanto c'è di Romero? Ma di Turner ci sono certe atmosfere, certe ombre, certo modo espressionista un po' di raccontare i film, cioè, sicuramente, a parte che Leopard Man poi è tratto da un grande romanzo di Cornel Woolrich, quindi che è un autore che mi ha molto impressionato sempre, fin da ragazzo. Di Giorgio Romero veramente non eravamo molto differenti, questo forse ci ha unito anche, perché avevamo un modo di raccontare il cinema totalmente differente, anche se eravamo con i piedi nella stessa tinozza, lui raccontando un cinema anche molto politico, molto in più sulle emozioni più forti, più feroci, diciamo sul cannibalismo, eccetera. Io invece più su certe emozioni date dall'emotività dell'anima umana. Il film di Turner sarà proiettato in piazza, 8.000 persone davanti a un horror degli anni 40. Sarà semplicemente un film interessante o potrà anche 70 anni dopo fare paura? Il film ha un crescendo di emozioni, c'è questa atmosfera molto, molto tesa, che man mano
nei suoi film poi cresce, man mano cominciano un pochino lentamente, poi pian piano cominciano a prendere velocità, cominciano i personaggi stessi cominciano a essere disorientati di fronte alle verità che vengono a conoscere. Penso che sarà interessante.